Allora vediamo chi interroga oggi. Kate, vieni alla lavagna, grazie. Queste le risolvo subito. Basta portare il 3 fin qua giù e il 4 invece fin qua su. E poi con il 9 fino in fondo. Certo, va a sederti, grazie. Che cosa è appena successo? Oh mio Dio, wow! Che scarpe! Eh? Oh, ciao Mindy! Adoro le tue scarpe! Devi dirmi dove le hai trovate, ti prego! Lascia che ti aiuti! Wow! E quasi dimenticavo, aspetta, che ne pensi delle mie? Wow, sono adorabili! Oh, che invidia! Ah, sei troppo gentile! Si intonano alla camicia, vero? Giorno! Visto lo smalto, che schianto! Che c'è? Quelle sono le tue scarpe? Che orrore! Sono imbarazzanti! Non le metterei mai! Già, hai visto? A me piacciono, stanno bene col mio look! Se lo dici tu! Oh, cos'è stato? Ho calpestato qualcosa! Oh, era una matita! Non posso usarla, o forse sì, così imparano! Mi servono altre matite! Migliorerò le mie scarpe. Applico un po' di colla alle matite. La metto su questo lato e poi la incollo alla scarpa. Faccio lo stesso con le altre matite. Devo coprire così tutto il tacco. Uso matite più lunghe per la parte più alta del tacco ed ecco l'ultima. Wow, quanti colori! Cambiamo colore alla scarpa. Anche all'altra, naturalmente. A chi servono negozi di scarpe costosi? Non vedo l'ora di sfoggiarle! Ci siamo! Vado a fare shopping, vieni con me! Wow! Guarda che scarpe! Che ne dite adesso, voi due? Niente male, eh? Chiudete la bocca, ci entrano i moscerini! Wow! Ah, ho preso il voto più alto! Non ci credo, sono così contenta! Beata te! Magari lo avessi io quel voto! Oh, no, 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 no! Niente panico, so io come aiutarti! Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia! E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto! Ed ecco qui! Addio, brutto voto! Ta-dan! Visto? Ha funzionato! Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti! Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro. Sì, hai ragione tu. Accidenti, che fame. Tiriamo fuori lo snack segreto. Ma come, è vuoto! Forse l'ho già mangiato. Mi sono rimaste solo queste. Bel problema. E adesso? Ma certo, la cassaforte! Quella dove la prof conserva tutte le merendine che ci ha confiscato. E quante cose buone mi ha sequestrato, sì? No! Se soltanto riuscissi ad aprirla mi riprenderei tutto! Ci vuole un colpo alla Ocean's Eleven! Devo scassinare questa cassaforte, insomma! Non conosco la combinazione! Nei film sembra un gioco da ragazzi! Ma dai, la sua password è proprio qui! Ok, a patto di saperci fare coi numeri. Oh, magari ci capissi qualcosa. Questo non riuscirò mai a calcolarlo con le dita. Aspetta, ho il telefono! Come non detto, è scarico. Kate, che stai combinando lì? Oh, pensavo fosse la prof. Vieni qui, aiutami. La cassaforte dei dolci! Facile! Guarda e impara! Intanto copio l'equazione così. Traccio una linea qui e aggiungo un più e la prima cifra. Adesso risolvo questa parte. 650 e adesso la seconda. 240. Con le cifre tonde è più facile addizionare, giusto? Adesso torniamo su e addizioniamo il 6 con il 2. Andiamo a sottrarre 8 dal totale di 890
Ed ecco la soluzione, 882. Incredibile la combinazione! Sei un genio! Riprendiamoci i dolci, su! Ha funzionato, sono tutti qui! Che sta succedendo lì? Oh no, la prof! È che avevamo tanta fame! Ah, che bella giornata! Mi siedo un po' lì! Wow, che bellezza! Adoro stare all'aria aperta! Oh, uno scoiattolino! Ehi, piccoletto! Oh, ti faccio un ritratto, non ti muovere! Oh, la solita imbranata! Scusa, ci metto un secondo! Forse posso appoggiarmi alla panchina, vediamo! No, così non ci siamo! Non sto comoda! Possibile che sia così difficile? Oh, che nervi! Oh. Ah! Com'è buona! Posso aiutarti? Ciao! Mi daresti la scatola? Ti pago se vuoi! Ok, ma non la pizza! Ehi! Splendido! Potrò comprarne altra! Che giornata fortunata! Quello che mi serviva, sì! Basterà tenere sollevato il coperchio e poi appoggio il foglio qui, come un cavalletto. Ora posso farti il ritratto? Oh. Beh, dipingo la ragazza della pizza. Sta venendo benissimo. I ritratti sono difficili, però. La pizza è il cibo perfetto, sì. Ehi, eri un'ottima modella. Scusa, che hai detto? Mi stavi dipingendo? Magari do una sbirciatina. Sto qui dietro buona buona. Ma dai, non ci credo. È un capolavoro, wow! Oh. Ehi, mi hai spaventata, sei tu. Spero ti piaccia. Tantissimo, posso comprarlo? Ma certo! Grazie, sei una vera artista. Come sei gentile, grazie a te. Su, diamoci da fare. Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori. Scommetto che sta crepando di invidia. Anch'io ho dei colori bellissimi. Posso farmi bella quando voglio. Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto. Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli. Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io. Esatto, un intero set di pennelli per il trucco. Va bene, lo ammetto, ha vinto lei. Aspetta un attimo. Non mi do per vinto, ho un'idea geniale. Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto. Poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Allora ecco come risolvere questa operazione. Che noia! Meglio prendere appunti in vista dell'esame. Mi seguite? Perfetto! A questo punto... Oh no, mi sono persa! Ma perché la fa così lunga? Mi fa proprio ridere! Kate, che cos'hai da ridere? C'è un modo più semplice per risolverla. Le insegno un trucchetto. Abbiamo l'80% e quindi prendiamo l'8.
Di 90 lo moltiplichiamo per 9, così. Il risultato è 72, lo stesso che ha ottenuto lei. Mi prendi in giro, è così facile! Wow, è così semplice, sì! Questi appunti non mi servono più. Faccio prima a prendere nota del metodo di Kate. Ah, che sollievo! Ah, che bel bicchiere d'acqua! Ok, prendiamo le misure. Ciao, Jennifer! Ho una fame! Ti spiace se accendo la TV? Che stai facendo? Lo sai che sono a dieta! Senti che profumino! Aspetta, vai via! Va bene! Oh, ma guarda lì! Che orsacchiotto enorme! Forse ho un'idea! Devo solo fare un taglio sull'orsacchiotto e lo riempio con i miei snack. Così li terrò nascosti. Jennifer non deve vederli. Grazie per aver allontanato quei dolcetti. Nessun problema. Mindy, che cos'è questo rumore? Che succede? Sto solo abbracciando l'orsacchiotto. Ah, è carino in effetti. C'è mancato poco. Bene, bene, ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei, non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli, tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto, mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto. Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco! Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini, ma tu guarda quanti ne avevi nascosti! E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Ok, ragazze, fate silenzio. Oggi c'è il compito in classe. Non voglio sentire volare una mosca, ok? Potete cominciare. Andrà tutto bene. Mi serve una penna. Oh no, il mio astuccio non si apre, dai! Proprio oggi doveva succedere. Forse Jennifer mi aiuterà? Ehi! Che c'è? Mi puoi prestare una penna? No, mi serve! Capito? Wow! Ok! Mindy? Che cosa ho appena detto? Scusi, prof. E ora che faccio? Ero così giovane e piena di speranze, poi ho preso un'insufficienza e ora guardatemi. Un'altra giornata di shopping. Oh, guarda questa poveretta. Ha qualche spicciolo, per favore? Fa vedere. Spero ti sia d'aiuto. Grazie tante, lo apprezzo davvero. È gentile. No, non posso permetterlo. Devo evitare questa insufficienza. Oh, forse posso usare questa graffetta. Poggio la graffetta sul tavolo. Prendo la mia pistola per colla e riempio la graffetta con la colla così. Uso colla glitterata perché è più carina.
Riempio questa sezione e la faccio asciugare. Aggancio l'estremità della graffetta alla zip dell'astuccio e sì, si apre! Ah, che sollievo! Devo far piano in punta di piedi. Ok, non c'è nessuno intorno? Sono da solo? Oh, ave, così bella e dolce! Ci siamo! Forza e coraggio adesso! Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei! Oh no, sta arrivando! Devo far presto! Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui! Eccola! Adesso guarderà nell'armadietto, appena posa il telefono! Oh no, non può essere! Quello è Jake! Ciao, Ava! Ho preso questi dolci per te! Per me, wow! Sembrano buonissimi! Assaggio prima questa fragolina! Che buona! Ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento! Adorerà questi tulipani, lo so! Ciao, Ava! Eh? Chi è? Oh, ciao! Posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente! Ok, va bene! Come profumano queste rose! Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere! Tocca a me! Tieni, puoi usare il mio quaderno! Tieni, usa pure il mio, so che ti piace il viola! Ah, Jake avrà di nuovo la meglio! Guarda, ne ho tre e sono tutti per te! Ah, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno! Ma come sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì! Le ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine. Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto! Divertente e coloratissimo! Che bravo, è veramente bellissimo! E ho anche questi! Presto, il cancellino! Oh no! Beccata! Faccio finta di niente! Ferma lì dove sei, Madison! Visto che ti piace disegnare alla lavagna, risolvi questa equazione! Oh, non saprei... Kate, aiutami! Non chiedere a me, non lo so! Ma davvero, ragazzi? Vi faccio vedere io! Basta usare le dita, quelle che hai disegnato, sì. Abbiamo un 6, un 7, 8, 9, 10 su ciascun dito. Dove si trova il 7? Eccolo qui. E l'8 invece è su questo dito. Adesso inseriamo i numeri più piccoli. In totale 5 dita. E scriviamo il 5. E cosa facciamo con tutte le altre? 3 su questa e 2 su quest'altra. Moltiplichiamo e otteniamo 6. E questa qui è la soluzione. Wow, quante cose si possono fare con le dita, sì? Non a caso sono la prof. Siediti adesso. Colorerò questo cuoricino col gesso. Ah, che fame! Sì, pizza! Niente, è meglio della pizza. Oh, mi è caduta sulla maglietta. Sono tutta sporca adesso. Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia! La mia maglia preferita! Oh, perbacco! Ok, non ti preoccupare! Dai, forza, deve esserci qualche rimedio! Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà! Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca. Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia. Ecco, su tutta quanta la macchia! Adesso la metto in lavatrice. Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza! Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più! Papà a volte fa la differenza! Oh, sono così nervosa per il compito! Davvero, secondo me sarà facilissimo! Non so neanche da dove iniziare! Ok, non sta guardando! Ho una possibilità! Calcolatrice, tocca a te salvarmi! Sta usando la calcolatrice! Madison, ti vedo, sai? Oh, scusi! La metto via! Ma come faccio a risolverle?
forse qualcosa tipo così? No, tutto sbagliato! Chissà come se la sta cavando Kate. Ma dai, ha già finito! Cosa c'è sul foglio, scarabocchi? Kate, ma sono farfalline! Ti faccio vedere. Queste sono le frazioni. Basta raggrupparle in cerchi così. Puoi trasformarle in una farfalla? Moltiplichiamo gli angoli e mettiamo il risultato sulle antenne. Tutti e due gli angoli, mi raccomando. Prossimo passo, moltiplichiamo la fila sotto così. E poi sottraiamo i numeri sulle antenne. Questo è il numero che va sopra e quello che va sotto ce lo hai già. Wow, geniale e carinissimo! Ho finito! Consegniamo i compiti! Ah, proprio non ci riesco, è così difficile! Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo! Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Ah, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta. Prego! Grazie, sei davvero adorabile. Adesso sì che posso fare il compito. Adoro la matematica. Questo compito sarà facilissimo. Disegnerò anche il procedimento, così farò bella figura, sì. Prima operazione risolta. Cosa? Hai già fatto? Senza diagrammi. Ma come ci sei riuscita? Prof, che c'è, Madison? Ok, t'hai finito. Sei stata velocissima, brava. Vieni qui, fammi vedere che cosa hai fatto. Arrivo subito, prof. Allora, vediamo. Tutte le risposte giuste, un bel 10 più. Oh, ma com'è possibile? Scommetto che hai imbrogliato. Madison, non fare così. Ti faccio vedere. Va bene, ma soltanto perché voglio capire. Ok, prendiamo il numero e moltiplichiamo per 2. Stessa cosa con ciascun numero. Il risultato è 6244. Poi mettiamo la virgola prima dell'ultima cifra e il gioco è fatto, vedi? Wow, impressionante! Grazie per avermelo detto. Adoro scrivere i temi e sono bravissimo. Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione. Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no, voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh no, ho consumato la punta della matita. No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa... Ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare.
Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema! Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore! Grazie! Sì, io guardo i social intanto! Userai questi trucchetti di matematica? Faccelo sapere nei commenti! Condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al nostro canale per altri video come questo!